Allora, cari concittadini, sicuramente avete notizia contezza del fatto che eh, le ultime disposizioni del governo danno vita a una nuova fase in questa emergenza sanitaria. Inutile dire che eh, per quel che mi riguarda, anche dalle ultime notizie di questa mattina, di ieri, io sarei stato un pochettino più cauto. Avrei adottato invece una maggiore ponderazione, una maggiore gradualità. Vediamo come vanno le cose. E però, in questo momento è necessario ed essenziale la vostra collaborazione. Che si capisca, che si sappia che la emergenza sanitaria, la pandemia non è superata, il virus è ancora presente ed è ancora insidioso e quindi bisogna conviverci ma in maniera tale che non sia lui ad annientare noi. In questo è fondamentale la collaborazione da parte dei cittadini. Personalmente sono un po' pessimista rispetto alla collaborazione dei cittadini. Molti hanno collaborato, si sono messi in quarantena, sono eh, isolati, altri invece sono stati indisciplinati. Questa mattina riunioni davanti ai bar gente che scarrozzava in auto piuttosto che in motoretta lungo la città, gente senza mascherina, sembrava cioè che la partita si fosse conclusa con noi vittoriosi, così non è. Così non è e quindi l'appello che faccio in questo momento, anche nelle cose che andrò a dire, rispetto ai cimiteri, rispetto alla villa comunale, rispetto ai mercati, rispetto a tutta una serie di attività che nei prossimi giorni riprenderanno, è chiaro che è un patto che noi facciamo. E quando i patti sono chiari l'amicizia è sempre lunga. Noi faremo queste aperture nelle modalità che nel seguito vi dirò, ad una un'unica condizione che non ci siano situazioni di assembramento, di disordine, di eh, vicinanza tra gente che non, rispo, non rispetta il distanziamento sociale. Perché, nel caso in cui ciò dovesse essere, non esiterò un secondo a tornare sui miei passi. Ma questo è quello che vi dirò poi nel seguito rispetto a tutte queste problematiche che vi ho accennato. Vi voglio dare i dati: i dati sono aggiornati al 2 maggio del, 2000, del 2020, e la fonte di questi dati è eh, diciamo, la direzione dell'ASL, quindi. Fonde assolutamente ufficiale ed attendibile. Eh, per la città di San Severo, il dato che emerge in maniera positiva è diciamo, le diverse guarigioni che abbiamo avuto negli ultimi giorni: ben 28 guarigioni, significa cioè che eh, di coloro i quali erano stati presi in, in cura, molti di loro, ben 28 sono guariti, quindi allo stato. Ci sono 88 positivi cumulativi, 28 guarigioni e 11 decessi. Questo è il dato che si conta eh, per quanto riguarda la città di San Severo. Naturalmente il dato che va rimarcato rispetto alle guarigioni è che la, la gran parte di queste guarigioni sono avvenute in una situazione di non ospedalizzazione ma attraverso cura a domicilio. E Va dato atto a tutti i sanitari, a tutti gli operatori, in particolare al dottor Morlino, che eh, ha, diciamo, merita una menzione particolare per l'impegno profuso, proprio perché di questi guariti mh, la gran parte sono stati curati non in ospedale ma a casa loro. E questo è un dato positivo, perché se fossero andati in ospedale probabilmente avrebbero alimentato dei focolai di contagio e quindi avrebbero propagato e contagiato altre, altre persone. Quindi diciamo che il dato positivo è di queste 28 guarigioni, però la situazione continua ad essere in miglioramento rispetto ai numeri che ci siamo raccontati in precedenza, però è chiaro che questo non deve portare ad un rilassamento non deve portare ad un atteggiamento trascurato come quello che si è avuto questa mattina e che si è avuto nella giornata di ieri. Sembrava appunto che non si era alla fase 2 ma alla fase 24, che oramai il tutto fosse alle, alle spalle. Questo dato delle 28 guarigioni si inserisce in un dato positivo, mi raccontava il direttore generale dell'ASL eh, Piazzolla, che riguarda la provincia di Foggia, 305 guarigioni, quindi... Su 700 e passa guariti in Regione Puglia si vede che è particolarmente positivo, particolarmente incoraggiante è il, eh, il dato della provincia di Foggia. Tra gli attuali positivi, soltanto in 13 sono ospedalizzati, la rimanenza invece è seguita a domicilio. Quindi diciamo il criterio del ricovero in ospedale per capirci è l'estrema ratio rispetto invece ad una modalità terapeutica, così come mi ha raccontato e spiegato il direttore generale dell'ASL che viene preferita proprio perché evita che ci possa essere una propagazione del virus e quindi focolai che possono facilitare e rendere più agevole appunto la propagazione del virus. Naturalmente tutto questo passa, lo ribadisco, a rischio di essere noioso, di essere ripetitivo, di dire sempre le stesse cose, attraverso un comportamento di collaborazione che ci deve essere da parte vostra. È vero sì che c'è questo tentativo di apertura di, alcuni, di alcune attività, io ribadisco sarei stato più ponderato e avrei eh, operato in maniera più graduale, però al di là di quella che può essere la mia opinione. Che conta fino a un certo punto, oggi siamo in una fase che è sperimentale e che quindi eh, andrà a verificare quali saranno i reali comportamenti da parte dei, eh, dei cittadini. Devo dire che eh, in questi giorni, eh, con anche la direzione generale dell'ASL e con gli altri sindaci. Io auspico che ci possa essere un incontro per definire dei codici comportamentali e quindi delle modalità di sorveglianza e di vigilanza su questi comportamenti. Dicevo sperimentazione perché quello che adesso riguarderà cimitero, mercati e villa è in misura e in forma sperimentale. Sperimentale, lo ribadisco. Apriamo a condizione che non ci siano situazioni che possano essere lesivi della salute pubblica. In questo momento, questa è la mia opinione, l'interesse prevalente su tutto è quello alla, della salvaguardia della salute pubblica. Certo, quindi articolo 32 della Costituzione, tutela della salute pubblica. Poi ci sono anche altri diritti. Che vengono sanciti e tutelati in Costituzione, il diritto al lavoro, il diritto all'impresa. Bene, nel momento in cui questi in diritti entrano in conflitto tra di loro, a prevalere sarà sempre il diritto alla salute. E quindi, per dirla in maniera chiara e semplice, è chiaro che c'è l'interesse del commerciante, l'interesse dell'artigiano, l'interesse che sono interessi importanti che non vogliamo trascurare o ignorare. Ma se questo interesse non si va a modulare in maniera tale che possa essere non in conflitto con l'interesse alla salute, viene ad essere messo da parte. Non so se mi sono spiegato. Allora, parto dai mercati. Parto dai mercati. Parto dai mercati perché voi sapete, lo riferivo nella volta precedente, c'è stato questo incontro in prefettura. Tra l'altro ai miei amici mercatali, a cui voglio molto bene, e lo dico senza enfasi e senza retorica, ma con la sincerità di un fratello. Io ritengo che in questo momento atteggiamenti del tipo e eh, ci raduniamo sotto il comune e eh, se l'amministrazione non ci convoca, eh, pole, protesteremo in maniera vibrata con il prefetto. Il prefetto condivide, anzi. Il sindaco di San Severo condivide la visione del prefetto che dice prima di tutto la salute pubblica. Se accanto alla salute pubblica riusciamo a realizzare, a dare soddisfazione ad altri interessi con la collaborazione degli operatori dei cittadini, siamo tutti molto più contenti. Se così non è prevale l'interesse alla salute pubblica. Quindi anche chi dice se l'amministrazione non ci convoca protesterò vibratamente, vibra fin quando vuoi, ma il punto è che le cose stanno così e questo è l'orientamento. Allora oggi noi stiamo dando luogo a questa sperimentazione. La sperimentazione prevede che tre siti, cioè il mercato rionale di Via De Gasperi, il mercato rionale di Via Alessandrini e il mercato di Porta San Marco saranno in settimana attivati attraverso... L'adozione da parte dell'amministrazione dei piani di sicurezza. Sono già al lavoro i tecnici per predisporre con la massima velocità, con la massima sollecitudine, tutta una serie di piani che possano rendere sicuri quei siti e quindi conciliare, come dicevo prima, l'interesse alla salute pubblica con l'interesse dei commercianti a lavorare. Quindi, Entro questa settimana verranno attivati questi, eh, questi mercati. Naturalmente lo voglio dire per estrema chiarezza, perché quando, ribadisco, quando i patti sono chiari l'amicizia non può che essere lunga. Se dallo svolgimento delle attività mercatali dovessi avere notizia di assembramenti, di operatori commerciali che lavorano senza l'uso di guanti e mascherine, se dovessi sapere che non c'è il rispetto del distanziamento sociale, già in accordo con il prefetto, già in accordo in quella riunione, quelle ordinanze che emetterò nei prossimi giorni verranno revocate immediatamente. Poi si può protestare vibratamente quando si vuole, ci si può radunare dove si vuole, sotto al comune, sotto alla prefettura, sotto al Parlamento. Non torno assolutamente indietro perché la visione del sindaco di San Severo è in linea con quella della prefettura che prevede che l'interesse e il diritto alla salute in questo momento debba avere la supremazia e la prevalenza su ogni altro diritto, anche garantito in Costituzione. Quindi lancio agli operatori innanzitutto, ma anche ai cittadini, un appello accorato a rispettare le regole, in primis a mettere le mascherine e i guanti, perché Voglio dire, nel momento in cui non lo mettete sul telefonino del sindaco, dopo massimo un quarto d'ora, arriva la fotografia del cittadino che dice, sindaco, a ah, Via De Gasperi, dico per dire, c'era l'operatore senza mascherina e senza guanti, manda i vigili a sanzionare, è una vergogna per quelli che stanno a casa, hanno ragione. Se dovessi avere proteste di questa natura o se dovessi vedere persone... Che riprese in fotografie, che stanno tutte ammucchiate, senza mascherine, senza distanziamento sociale, in assembramento, a quel punto quello che dirò nelle ordinanze che sto per emanare verrà ad essere revocato. Quindi io faccio la richiesta agli operatori in primis, ma anche ai cittadini, di, non, di mettermi nella condizione di emettere questa ordinanza e non doverle revocare 2 3 4 5 giorni dopo. Vorrei evitare questa situazione di dover tornare indietro a salvaguardia della salute pubblica e quindi faccio appello alla collaborazione da parte vostra. Eh, dico a quello che vuole essere convocato che nei prossimi giorni l'amministrazione lo convocherà, sarà convocato per dire quello che io ho detto adesso a tutta la popolazione il problema è che in questo momento o si comprende la gravità del momento e si collabora, e faccio appello a loro, oppure poi alla fine le strade si divaricano e l'amministrazione ha un orientamento, un indirizzo ben chiaro. A poche come si a buon intenditore, poche parole. Parliamo del cimitero. Anche qui. Uh, voi sapete la, la linea che si era assunta ma non soltanto il Sindaco di San Severo, i sindaci d'Italia avevano chiuso i cimiteri, cioè non è che era una frenesia del sindaco miglio, sindaco di San Severo di chiudere i cimiteri, i cimiteri erano chiusi in tutta Italia. Adesso questa attività va a riprendere, e anche qui vale lo stesso ragionamento. Lo dico a ai tanti tanti tantissimi cittadini che mi hanno scritto in questi giorni chiedendomi l'apertura del cimitero. Anche questa è un'apertura sperimentale, perché voglio verificare il comportamento e l'andazzo dei cittadini, perché anche lì vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con i mercatali. Se ci andiamo ad assemblare, a ridunare al cimitero, io il cimitero lo chiudo, lo chiudo, perché in quel momento... Fermo restando diciamo, il diritto di eh, venerazione, di culto e di, di, di ricordo dei propri defunti, in questo momento l'interesse prevalente numero uno, lo ribadisco per l'ennesima volta, è quello sancito all'articolo 32 della Costituzione, cioè la salute pubblica. E allora, da lunedì 11 di maggio, verrà disposta l'apertura del cimitero, dalle 8 alle 13. L'accesso sarà condingendato, quindi a, 50 a gruppi di 50 visitatori che entreranno nell'ingresso principale, quindi si accederà all'area cimiteriale dal piazzale antistante, il cimitero, e non dagli altri varchi che saranno invece tutti chiusi. Quindi a gruppi di 50 si entrerà nel cimitero. Perché apro l'11 di aprile? Perché in questo momento di maggio perché in questo momento per me è importante garantire ai miei concittadini un luogo salubre, il cimitero deve essere pulito, sanificato e reso da un punto di vista igienico sicuro proprio in conformità e in coerenza con le cose che vi ho detto prima vi voglio mandare al cimitero ma vi devo mandare in un luogo che sia pulito che sia sanificato e sono due mesi che il cimitero è chiuso è vero sì, non ci è andato nessuno però è anche vero che alcune manutenzioni hanno avuto un rallentamento allora mi prendo questa settimana di tempo per pulire, manutenere e sanificare l'area cimiteriale nel momento in cui l'11 di maggio verrà aperto il cimitero voi dovrete poter accedere All'area cimiteriale in sicurezza da un punto di vista igienico-sanitario. Gli accessi saranno dalle 8 del mattino alle 13 per coloro i quali hanno il pass, cioè quell'autorizzazione che con lettore ottico consente l'ingresso a bordo dell'autovettura nell'area cimiteriale. Ci sarà una giornata destinata alla loro, al loro ingresso, che sarà la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Quindi, ripeto, si apre l'11 di maggio, sarà aperto dalle 8 alle 13, ingresso condigendato a gruppi di 50 visitatori, coloro i quali hanno il pass che eh, gli consente attraverso il lettore ottico di entrare a bordo di autovettura nell'area cimiteriale, per loro la giornata destinata è la domenica dalle 8 alle 13. Cominciamo così. Se i segnali saranno positivi nulla esclude che attraverso provvedimenti successivi l'amministrazione possa anche allargare le maglie, prevedere fasce orarie anche diverse da quelle che vi ho poc'anzi letto. Vale lo stesso al contrario, nel momento in cui eh, si va alla rinfusa e si va in maniera disordinata, assembrata nell'area cimiteriale, questi provvedimenti che adotterò, che emanerò nei prossimi giorni, verranno revocati un attimo successivamente. Un attimo dopo li vado a revocare. Quindi confido molto sulla vostra collaborazione. Come pure per la villa comunale, anche qui voi avete visto che il governo, il DPCM, ha previsto una fruibilità dei parchi pubblici, soprattutto quelli non recintati. Voi sapete che per espressa disposizione del DPCM i parchi giochi devono essere chiusi, quindi questa è una scelta che ha adottato direttamente il legislatore in sede centrale. Quindi il parco giochi sarà chiuso. Anche qui ci sarà la possibilità, a partire sempre dall'11 maggio, proprio perché voglio nel frattempo fare qualche attività di manutenzione e di pulizia della, della villa comunale. Eh, accessi contingentati anche qui al numero di 50 visitatori alla volta si potrà accedere dal lunedì alla domenica la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 quindi anche qui ci sarà un ingresso contingentato anche qui stesso ragionamento fatto per mercati e cimiteri se devono essere luoghi di assembramento verranno chiusi eh, se invece saranno luoghi per consentire ai ragazzini, ai bambini con il proprio accompagnatore, il proprio genitore piuttosto che a bambini che hanno problemi di autismo e quindi hanno anche necessità di svago e di poter stare in un parco pubblico, bene, se è quella l'esigenza noi siamo disponibili e pronti a soddisfarla. Se invece si incomincia a fare. Scusatemi l'espressione, Casino, Baldori e quant'altro, assembramenti vari: questi, questi provvedimenti verranno tutti immediatamente revocati da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda i buoni spesa, bene, ribadisco a tutti: domani alle 12.30, domani lunedì 4 maggio, alle ore 12.30, scade il termine per la presentazione delle domande. Quindi coloro i quali hanno interesse a produrre domanda lo possono fare e lo facciano entro le ore 12.30 di domani. Le domande che arriveranno successivamente non verranno prese in considerazione. Questo lo voglio dire e chiarire proprio per... Quando i patti sono chiari l'amicizia è sempre lunga. Al momento sono arrivati circa 2.000 domande, quindi diciamo, la platea che avevamo verificato nel mese di aprile, bene o male, pari pari, ha riprodotto domanda seguendo il consiglio che noi avevamo dato eh, diciamo, nella scorsa diretta e nel, nelle comunicazioni istituzionali rese nei giorni scorsi. Quindi diciamo che sui 2.200 eh, cittadini che avevano fatto domanda la volta scorsa, nel mese di aprile, Circa 2.000 hanno già fatto medesima domanda per il mese di maggio, quindi ai 200 che mancano dico fatelo subito e fatelo entro le ore 12.30 della giornata di domani, lunedì 4 maggio. Dico anche che è ferma intenzione dell'amministrazione nella settimana prossima, nella settimana che va a cominciare domani, a pubblicare un bando. Per un contributo monetario straordinario, una tantum per le bollette. Perché l'utenza, e la cittadinanza, oltre alle esigenze alimentari, ci aveva ripetutamente posto questa situazione di difficoltà a pagare le bollette in un momento in cui le famiglie non lavorano, in cui si è fermi, cioè in attività. Delle, dei, 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 delle arti, dei mestieri, dei lavori, e quindi c'era questa difficoltà dei bolle, delle, del pagamento delle bollette. Quindi, nella settimana prossima, noi pubblicheremo un bando per un contributo, una tantum economico per le bollette. L'ho detto e lo ribadisco, l'amministrazione comunale di San Severo sta facendo il massimo sforzo, non c'è cosa che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto in, in vari fronti, insomma, e devo dire che i riscontri che abbiamo avuto dalla cittadinanza, al di là di qualcuno che protesta, ma quello ci sta sempre perché l'unanimità non è di questo mondo, non appartiene a questo mondo, però diciamo che molti ci hanno dato atto che un'attività poderosa è stata posta in essere. E questa attività poderosa di aiuto. Si è articolata anche sul fronte tributario, sul fronte dei tributi. Questo lo posso dire a voce alta, senza tema di smentita alcuna. E devo dire che sono amareggiato, dispiaciuto, per una certa polemica che, in maniera strumentale, ma incomprensibile: incomprensibile perché alla fine, qui si portano avanti argomenti che fanno capire che alcuni esponenti politici non hanno ben presente alcuni elementi rudimentali della pubblica amministrazione, ignorano del tutto l'attività amministrativa, le sue regole e la sua disciplina. Partiamo dall'inizio. 2 aprile 2020, delibera di giunta numero 76. Il comune di San Severo, tra i primi... Tra i primi adotta una delibera in cui sospende il pagamento dei tributi locali la TARI fino al 31 di luglio del 2020, gli altri tributi locali fino al 31 di ottobre. Siamo andati anche al di là di quelle che erano le richieste che c'erano pervenute dalle associazioni di categoria perché, voglio dire a chi non lo sa. Che tutte le scelte che noi abbiamo fatto in questo periodo non sono state il frutto di un'idea maturata in solitaria dal sindaco o dall'amministrazione, ma sono stati frutto di un confronto con le associazioni di categoria. Non appena dichiarata l'emergenza sanitaria, molti di loro di queste associazioni avevano manifestato l'esigenza della sospensione dei tributi avevano detto il 30 giugno noi siamo arrivati al 30 luglio e al 31 di ottobre per gli altri tributi diversi dall'Atari abbiamo fatto anche di più di quello che ci era stato chiesto ciò significa, cari cittadini che fino al 31 di luglio l'Atari a tassa Mnez per farci capire non si paga fino al 31 di luglio perché c'è una delibera che sospende il pagamento gli altri tributi fino al 31 di ottobre non si pagano. Questo naturalmente è uno sforzo notevole perché queste sono le entrate del comune di San Zero. Però abbiamo fatto questa scelta. Dopodiché, sempre le associazioni di categoria, e mi smentiscano se dico il falso, che sono la Conf Esercenti, la Conf Artigianato e la Conf Commercio, hanno richiesto delle modifiche al regolamento TARI, modifiche che per legge potevano intervenire entro e non oltre il 30 di aprile. L'amministrazione comunale, proprio nello spirito di collaborazione e di disponibilità, ha recepito e fatto su queste richieste di modifica di regolamento, cosa che avrebbe potuto tranquillamente non fare, cioè noi la delibera del 30 marzo di modifica del regolamento TARI, Avremmo potuto tranquillamente non farla. Ribadendo il regolamento già vigente. Per andare incontro a queste categorie abbiamo in buona sostanza approvato queste modifiche che sono modifiche che ci sono state chieste. E ribadisco, voglio essere smentito pubblicamente se dico il falso. Con Fesercenti, Confartigianati e confcommercio le abbiamo recepite e in una delibera che il Consiglio Comunale ha adottato il 30 aprile. La cosa che a me è dispiaciuta è che nel momento in cui questa problematica e questa discussione, dopo la richiesta delle associazioni di categorie, è stata portata all'esame delle commissioni, perché l'amministrazione funziona così, che c'è il Consiglio Comunale che decide, però c'è un luogo, che sono le commissioni consigliari, dove tutte le delibere, prima di essere portate in Consiglio, vengono discusse. Nelle commissioni ci sono consiglieri eh, e della maggioranza e della minoranza. Questa discussione, questa richiesta e questa modifica del regolamento TARI dall'assessore e dall'amministrazione era state portate alla commissione. Nella commissione non si è elevato un solo grido, una sola voce di dissenso. Ci sono lì verbali e eh, scena muta o quasi da parte di tutti i consiglieri. Tant'è vero che quando mi è stata portata la proposta di delibera con l'assessore al ramo che è Antonio Marchese, Mario Marchese, Mario Antonio Marchese, mi sono premurato di chiedergli se di quella proposta avessero avuto conoscenza i gruppi consigliari La risposta è stata sì, perché ci sono state ben due sedute di commissione e in quelle sedute di commissione nessuno ha pronunciato parola. Dopodiché il giorno prima del Consiglio Comunale viene fatta una proposta diversa, una proposta che non poteva essere accolta. E lo dico con dispiacere perché, guardate: le delibere prima di essere portate alla discussione nell'assise comunale devono essere, se riguardano il bilancio, vistate ed approvate dall'organo di controllo, che negli enti locali per norme nazionali. Che non ho fatto io, ma che ha fatto il legislatore, e il Collegio dei revisori dei conti. Anche io che sono il sindaco, quando voglio fare una delibera che ha un'incidenza finanziaria sul bilancio, devo preventivamente acquisire il visto da parte del Collegio dei revisori dei conti. Che mi attesta che quella decisione non pone squilibrio nel bilancio. Perché va fatto salvo sembra il principio di equilibrio del bilancio. Bene, due sono le cose. O sono completamente ignoranti: ignorano che prima di fare un emendamento e una proposta ad una proposta di delibera devi acquisire dei pareri da parte dei revisori dei conti. O semplicemente hanno voluto tendere un'imboscata all'amministrazione, cioè tutto bene, tutto bene, tutto bene fino a un certo punto. Dopodiché, il giorno prima del consiglio. Fanno una proposta che sapevano non poter essere accolta perché il dirigente del settore nel, nel Consiglio comunale ha dichiarato illegittimo perché priva di visto e di approvazione dei revisori dei conti proprio per ritagliarsi 15 minuti di visibilità per fare la polemica. Noi siamo a favore e invece l'amministrazione è contraria. Bene. Niente di più falso, cari concittadini, perché a queste persone? Io non so qual è la risposta migliore. Qualunque sia la risposta, è diciamo molto negativa perché, o sono ignoranti o sono in malafede. O sono ignoranti, pensano che gli emendamenti si possono fare sino a mezz'ora prima del Consiglio Comunale, senza avere nessun tipo di approvazione preventiva da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Oppure volevano soltanto fare un pochettino di demagogia, cioè ritagliarsi uno spazio proprio perché sono innamorati di questa covoglia di apparire e di dire sempre qualcosa di diverso rispetto all'amministrazione. Bene, l'assunto secondo cui loro sono a favore dei commercianti e l'amministrazione è contraria è un assunto sbagliato. Innanzitutto perché tecnicamente questo tipo di misura, cioè eh, sgravi fiscali dovuti a situazioni straordinarie, emergenziali, devono essere approvate al momento della discussione d'approvazione del bilancio. Il regolamento TARI non è il luogo in cui si parla di questo. Ma arrivo a dire, ammettiamo che abbiano ragione, e non hanno ragione, hanno torto marcio, e quindi dovrebbero spulciarsi un pochettino le leggi, ma ammettiamo che hanno ragione. Se queste misure di sgravio fiscali, noi le avessimo previste nel regolamento Tari e non nel bilancio, che cosa avremmo fatto? Avremmo fatto una buona muina, come suol dirsi in maniera partenopea napoletana. Cioè se il servizio mi costa 10 milioni di euro, dico eh, numeri a casaccio, quei 10 milioni di euro li tolgo ai commercianti, li devo sempre coprire, li tolgo ai commercianti e li metto alle famiglie. Cioè a Francesco Miglio che c'è il negozio, gli tolgo la tari sul negozio, però siccome quel, quel quantum che gli ho tolto in qualche maniera lo devo recuperare, io lo vado a mettere sull'abitazione. Quindi niente di più demagogico. Invece è l'amministrazione comunale di San Severo che vuole veramente aiutare, perché in fase di approvazione del bilancio noi avremo risorse aggiuntive, nel senso che avremo aiuti dal governo. Voi sapete che l'Anci ha spuntato la possibilità che il governo dia dei soldi agli enti locali, al Comune di San Zero, da questa ripartizione di questi 3 miliardi di euro dovrebbe toccare quasi 2 milioni di euro. In più c'è una proposta per l'utilizzo di avanzi di amministrazione che prima erano vincolati, adesso non lo sono più. Poter utilizzare sommi di alienazione, cioè ci sono tutta una serie di proposte che fanno sì che nel momento in cui vado a sgravare fiscalmente la Tari sul negoziante di via Tiberio Soldi, quei soldi io li posso andare a prendere, magari utilizzando avanzi di amministrazione, magari andando ad attingere da economie di bilancio per attività che dovevo fare e che non ho fatto, perché i cantieri sono stati fermi e le manutenzioni non le ho fatte, perché le scuole sono state chiuse e il riscaldamento e le luci non sono state uh, spese. Cioè ci sono tutta una serie di soldi che posso andare ad utilizzare per poter andare a sanare il conto di quello sgravio. Oggi non lo posso fare, in sede di bilancio sì. Allora qual è la verità, cari amici? Non facci trigliare per prendere da quattro cretini, scusate l'espressione, poi dice che mi devo arrabbiare. Poi dice, non mi devo arrabbiare, non mi arrabbi. Però siate seri, siate seri, siate seri. Se il regolamento Tari prevedeva quella cosa, là, io a qualcun altro glielo dovevo far pagare, non lo pagava tizio commerciante, lo pagava Caio capofamiglia. Oggi invece in sede di bilancio... Posso andare ad attingere da una serie di economie che mi verranno ad essere prodotte da attività che sono state ferme e non svolte. Posso attingere da questi trasferimenti erariali straordinari che arriveranno dallo Stato, posso attingere da tutta una serie di tesoretti che attualmente per la vigente normativa sono vincolati e inutilizzabili e che invece per proposta del Lance che verrà accolto dal governo potranno essere utilizzati. Mi scuso per l'espressione, non è nel mio stile, eh, mi scuso assolutamente, però questa è la verità, la verità è questa. Poi, libero di andare dietro alle chiacchiere, la, la democrazia è bella perché ognuno può dire quel che vuole e chi vuole andare dietro alle chiacchiere ci vada dietro alle chiacchiere, ma la verità è questa qua. La verità è che gli sgravi fiscali o i contributi economici, i atipici, perché dettati da misure straordinarie, quale può essere un alluvione, un terremoto, un'emergenza sanitaria, vanno in sede di bilancio, non in sede di regolamento Tari. Quindi è in sede di bilancio, attingeremo da queste risorse per fare in modo di sgravare fiscalmente latari su chi in questo momento è fermo che siano eh, commercianti artigiani imprenditori tutto quello che si potrà fare noi lo faremo non dubitate d'altro canto poi il fatto che è strumentale la cosa ecco perché eh, ci sono indizi che la, la cosa era strumentale perché il 27 di aprile del 2020 un esponente eh, politico del Consiglio Comunale di San Severo, di sesso femminile con il nome di battesimo che ricorda quello di un fiore, ebbe a diramare un comunicato in cui è la stessa, ebbe a dire è necessario immediatamente che i comuni destinino risorse per il pagamento dell'Atari delle aziende rimaste chiuse. E lo facciano con atto deliberativo del Consiglio Comunale, contando di indicazione dei capitoli di bilancio. Indicazione dei capitoli di bilancio. Quindi lei stessa dice che quelle sono misure e provvedimenti che vanno adottati in sede di approvazione di bilancio e non prima. Allora, a me dispiace perché avevo fatto appello a una collaborazione con i, con, eh, i gruppi consigliari eh, di minoranza, che devo dire eh, c'era anche stata. Però questa imboscata la, richiedo, la ritengo proprio di cattivo gusto e di basso infimo stile, anche perché va a inasprire un tessuto sociale che già duramente provato dalla, eh, da quello che. È la situazione, poi chiedo scusa se nell'impeto eh, del mio eloquio ho lanciato qualche epiteto che sicuramente non penso, però eh, non è mia intenzione offendere mai nessuno, per l'amor di Dio. Però faccio appello a tutti di essere molto responsabili in questo momento. C'è bisogno di un'iniezione di responsabilità. E dispiace perché poi alcuni di loro. Li stimo anche tanto e mi spiace che alcuni verbali delle commissioni eh, vengano sottoscritti dal vicepresidente della terza commissione che qualche ora dopo invece va a sottoscrivere un documento con altri consiglieri di minoranza che dice qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello sancito nel verbale. Non voglio fare i nomi, lo sanno chi è. È una professoressa che io stimo moltissimo, nel Consiglio Comunale più di una volta l'amministrazione ha recepito le sue proposte, che sono sempre argute, intelligenti, opportune, ma questa volta faccio fatica a comprendere il perché si sia voluto tendere una imboscata all'amministrazione. Mi scuso davvero e non capisco il perché ci sia stato questo comportamento, che è da un punto di vista politico ma soprattutto da un punto di vista umano molto deludente. Voglio dire anche che in questo periodo ehm, l'attività amministrativa sta andando avanti, perché tra mille difficoltà eh, anche solo di fare le riunioni in videoconferenza, eh, la Giunta sta portando avanti l'attività amministrativa. Abbiamo finalmente avuto il progetto definitivo. Della, della Fogna Bianca in questa settimana la approveremo in giunta e partiremo con l'iter per appaltare i lavori e parliamo di 7 milioni di euro riprenderanno dopo un blocco eh, temporaneo i lavori all'Andrea Pazienza lavori di adeguamento alla normativa antincendio all'abbattimento delle barriere architettoniche parliamo di un intervento di 410 mila euro 800.000 euro al De Amicis, eh, all'istituto della scuola elementare di Amicis, sono stati appaltati, eh, è stata giudicata l'appalto la, e si tratta di lavori sui solai e di adeguamento degli impianti. Idem, con patate, per quanto riguarda l'edificio scolastico di Via Ergizio, anche qui un intervento di un milione e mezzo di euro, sono stati appaltati i lavori, eh, aggiudicati e verranno. Cantierizzati nei prossimi, nei prossimi mesi, come pure è stato aggiudicato l'appalto alla Palmieri per un importo di 465 mila euro. Qui si tratta di interventi di efficientamento energetico, rifacimento degli infissi in buona, in buona sostanza. Stanno per partire, è stato già contrattualizzato l'intervento di 1 milione 280 mila euro per le piste ciclabili e eh, siamo eh, anche per la scuola elementare San Giovanni Bosco, demolizione e ricostruzione 2.196.000 euro, cioè un programma di lavori pubblici che sta andando avanti. A fatica, perché in questo momento il virus ha bloccato un po' tutte le, eh, le attività, però diciamo seppur a rilento questa eh, sta andando sta andando avanti questa attività amministrativa. Voglio rispondere anche a un quesito che mi è stato ripetutamente in maniera eh, insistente posto da alcuni cittadini, soprattutto quelli che svolgono la loro attività fuori regione. Se al loro rientro devono porsi o meno in quarantena. Bene, alla luce delle ultime decretazioni, coloro i quali residenti o domiciliati a San Severo o in altro comune della regione Puglia si portano fuori dei confini regionali per svolgere la loro attività di carpentiere, muratore o libero professionista. Bene, al loro rientro non sono tenuti a mettersi in quarantena. Quindi c'era questo quesito di molti cittadini che adesso con la ripresa dell'attività si portano fuori regione a svolgere la loro attività lavorativa. A loro rientro in regione non sono assolutamente tenuti a mettersi in quarantena. Voglio alla fine anche rivolgere un ringraziamento particolare ad Antonio Pio Pennacchio. Che con un brano accompagnato al violino, un brano Con te partirò, ha ricordato appunto le vittime del Covid-19 e gli operatori sanitari. Quindi un applauso e un encomio particolare ad Antonio Pio Pennacchio per questo brano da lui eseguito al violino, Con te partirò, di Andrea Bocelli. In più, le mie congratulazioni e i miei complimenti all'amico, grande amico, il nostro capitano Mario Del Vicario. Per aver vinto questa diciamo, disputa, questa partita con l'altrettanto grandissimo Walter Magnifico per il titolo di leggenda del basket San A lui complimenti, e intanto c'è la fase successiva. Dopo la leggenda di ogni società e di ogni partecipante al campionato di Serie A, tutte le leggende si sfideranno. In un ulteriore concorso che nominerà la Leggenda delle Leggende. Ciò significa che a partire da oggi, collegandoci sul sito della Lega Nazionale del Pallacanestro, possiamo sostenere appunto Mario Del Vicario con il nostro, con il nostro voto. Stiamo partendo anche con l'attività dello sfalcio, alcune zone della città, chiaramente poco alla volta, ma è stato eh, diviso in varie zone, in vari settori. Il centro abitato di San Severo e poco alla volta raggiungeremo ogni luogo della città. Questi sono un po' i fatti che volevo raccontarvi. Mi scuso nuovamente per aver in qualche passaggio esagerato, non era mia intenzione, non è il mio pensiero, però confido che. In questo momento sia prevalente rispetto ad ogni altro legittimo interesse, per l'amor di Dio. L'opposizione deve fare l'opposizione, non potrà mai dire che faccio bene. Non l'ho mai detto anche io quando facevo il consigliere d'opposizione. Però siamo in un momento straordinario. Allora raccontare frottole sulla questione della TARI è un'operazione politicamente molto scorretta, molto scorretta. Perché se vogliamo aiutare le famiglie, se vogliamo aiutare le imprese lo possiamo fare in sede di approvazione del bilancio di previsione e io mi auguro che in quella discussione ci possa essere la collaborazione da parte di tutti quanti voi, come pure collaborazione da parte di tutti quanti voi. Eh, chiedo in questi giorni di fase 2, fase 2 le soste davanti ai bar, evitate, anzi nella mia ordinanza è prevista anche una sanzione pecuniaria per coloro i quali stazionino davanti ai bar. Lo dico perché nessuno possa dire che non era a conoscenza. Quindi anche su questo io credo che è opportuno avere la vostra collaborazione e c'è un'ordinanza che dà gli strumenti ai vigili urbani, alla polizia locale, di elevare sanzioni pecuniarie a coloro i quali contravvengano a questa precisa disposizione posta nell'ordinanza. Cari amici, penso di avervi detto un po' tutto. Spero di essere stato chiaro nella mia esposizione e speriamo che le cose vadano bene. Partiamo con questa sperimentazione. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, adotterò le ordinanze nel senso che vi ho detto per i mercati, la villa e il cimitero. Siamo già al lavoro per arrivare all'approvazione di un bilancio che preveda delle misure di aiuto sostanzioso, non fittizio alle, alle famiglie e alle imprese. Attingeremo da una serie di risorse che nelle pieghe del bilancio attualmente sono a nostra disposizione e sono le economie e i trasferimenti erariali straordinari che lo Stato pare sulla base di questo decreto aprile, ormai maggio perché siamo oggi a 3 maggio, si appresta a varare. Buenas tardes.